Questa Futura Terni fa parte di un ciclo di eventi proposti dal Ministero, dal MIUR, e fa parte di questo progetto Futura. E si tratta, come dice lo stesso Lorenzo Micheli, l'ideatore e inviato da parte del Ministero alle varie future, questo è anche un evento che ha un forte simbolo positivo per le città in cui si tiene, in questo momento di difficile crisi, in cui non si può essere spettatori, ma si deve scendere in campo per cambiare le cose, soprattutto le nuove generazioni a cui mira questo progetto. Tra l'altro, non nasce finalizzato solo alla scuola. Infatti, questo progetto, sempre come dice Lorenzo Micheli, mira a formare un gruppo di giovani che nei giorni posteriori all'evento tenga vivo comunque lo spirito di Futura, questo spirito positivo. Qui in Futura Terni è stato possibile, tra l'altro, accedere alle 9 aree tematiche per i visitatori e per i non visitatori, ovvero gruppi già registrati in liste apposite. E abbiamo per questo l'area tematica Womest e l'area tematica Hackathon e l'area tematica Civic Arena, due simboli di Futura. Il Civic Arena praticamente è un'area molto tecnologica anche a livello di ambientazione, tenuta nella sala del montacarichi qui al Caos, e tiene un hackathon civile, si tiene questo hackathon civile sulla fragilità e la resilienza. E è uno dei simboli di questa gara, questa competizione, uno dei simboli cardini del progetto. Tra l'altro invece si tiene parallelo un Womest, ovvero una competizione simile alla precedente, però puramente a sesso femminile, mirata al tentativo di aumentare le iscrizioni femminili nelle attività scientifiche, che è molto scemato negli ultimi anni. Sono state possibili anche la visita di alcune aree interattive come la Future Zone o il Digital Circus, in cui è stato possibile assistere a gare di robotica e soprattutto alla realtà virtuale, che ha avuto molto spicco in questa piccola manifestazione, che è partita sia dal classico videogioco horror in cui gli spettatori e i visitatori hanno potuto provare l'ebbrezza di questa virtual reality, sia nell'esplorazione dello spazio tramite il Dancing in the Shadow, situato fuori dal Teatro Secci. Questo evento non sarà l'ultimo della linea Futura, perché dopo di questo, esattamente questa stessa settimana, si terrà il Futura Ancona.